Banca e Sicurezza 2015, Isabella Corradini ci ha parlato di sicurezza, resilienza e reputazione. Qual è il legame che unisce questi tre temi chiave? Sì, in realtà il mio intervento è nato proprio dalla necessità di correlare queste tre parole, che sono tre parole chiave, sicurezza, resilienza e reputazione. Perché questa correlazione? Facendo un po' un ragionamento sul tema di questa correlazione, sono partita proprio dal presupposto che sicuramente una cosa certa è che tutti conosciamo il cambiamento. Altra cosa certa, a mio avviso, è che le persone possono essere e sono artefici del cambiamento. Siamo meno certi su come adattarci ai cambiamenti. Quindi, rapportando tutto questo al tema prima di tutto della sicurezza, vediamo che oggi c'è un'evoluzione di quello che è il concetto di sicurezza. Se pensiamo al passato rispetto ad oggi, oggi abbiamo una sicurezza integrata, parliamo di sicurezza partecipata, parliamo di safety, security, sicurezza nazionale, quindi diciamo che la sicurezza si è declinata, no, in alcune specifiche anche attività che vengono messe in campo, proprio in termini anche di prevenzione e di difesa, e questo è un punto. L'altro punto è come noi in qualche modo ci adattiamo a questi cambiamenti, no? Oggi si tende anche a parlare di resilienza, questo termine che indica proprio la capacità di affrontare quelle che sono le situazioni, anche situazioni difficili, di uscire anche più forti da queste situazioni. Questo significa, no, in qualche modo imparare a gestire anche quelle che sono problematiche di sicurezza, tant'è vero che oggi si parla anche di cercare di sviluppare quelle che sono delle comunità o dei soggetti resilienti, cioè vale a dire che noi sappiamo benissimo che con l'evoluzione della sicurezza ci sono delle minacce che possono essere minacce non prevedibili. Su questo Nassim Taleb, no, ci parla del cigno nero e quindi del fatto che ci possono essere degli eventi che sono isolati, che hanno un grande impatto ma che non sono prevedibili, quindi possiamo studiarli dopo che sono accaduti. Ora, a questo punto, poiché noi non siamo invulnerabili, dobbiamo essere coscienti del fatto che ci sono minacce alle quali noi però dobbiamo in qualche modo prepararci nel senso che, pur non conoscendole, dobbiamo imparare ad essere resilienti, quindi imparare da quello che abbiamo fatto nel passato, quindi un nuovo approccio proprio attivo alla gestione del problema, quindi questo è il concetto fondamentale. Tutto questo ovviamente rapportato anche, penso alle persone, così come penso anche alle organizzazioni, significa in qualche modo rafforzare le proprie capacità di affrontare dei problemi, rafforzare, no, quello che noi chiamiamo anche l'autostima, l'autoefficacia, e questo si traduce anche, l'ultima parola chiave, in reputazione, no? La mia capacità, quindi la trasmetto anche agli altri, rafforzo me stesso, rafforzo questo anche il messaggio comunicativo, e questo si traduce sicuramente in reputazione. Oggi è un altro argomento importantissimo, perché vediamo come gli aspetti di reputazione peraltro si legano alla sicurezza. Ci sono anche alcune ricerche recenti che proprio fatte in ambito anche finanziario, dove evidenziano quelle che possono essere problematiche legate proprio, diciamo, a aspetti di sicurezza, e che possono produrre proprio degli impatti reputazionali che non possono essere trascurati. Quindi significa che sicurezza e reputazione, e al tempo stesso resilienza, no, hanno una, a mio avviso, diciamo, una stretta correlazione. Quindi bisogna fare un passo in più, no, per cominciare a vedere anche aspetti che fino ad oggi magari non abbiamo forse pienamente valutato.